un anno fa Suzuki ha introdotto sulla sua vettura la trasmissione automatica robotizzata a doppia frizione e 6 rapporti. È disponibile con il turbo diesel, il 1.6 da 120 cavalli e in abbinamento alla trazione integrale All Grip. Questo è un cambio che ci piace molto e che rende la guida nel traffico cittadino, quella che ne richiede maggiormente l'impiego, molto fluida. I passaggi di marcia sono rapidi e inavvertibili e diciamo che una trasmissione automatica perfetta è proprio così, fatta per essere dimenticata. Se invece si vuole riprendere il comando, c'è la modalità manuale che permette di selezionare le marce attraverso la leva centrale o i pedals al volante. E questa è la modalità che vi consigliamo se volete divertirvi un po' tra le curve, cosa che tra l'altro questa Vitara diesel consente di fare, avendo un'ottima tenuta di strada e una spinta vigorosa già dai 1400 giri. Io so però che c'è qualcuno tra di voi che non mi crede quando dico che il cambio automatico cambia davvero la vita. Conosco persone che addirittura lo temono e si rifiutano di guidare se non hanno il loro bel manuale per fare prima, seconda e prima in coda. Cosa ci faccio in un ristorante giapponese? Beh, sono venuta a procurarmi la cena. A proposito, questo non è un giapponese qualunque, ma il Fingers Milano, di proprietà del mitico chef Roberto Okabe. Come mai questo nome? Non sei giapponese proprio al 100%? Sì, sono di origine giapponese, nato Brasile, San Paolo. Dico scherzando sempre di hardware giapponese e software brasiliano. Con 23 anni sono andato in Giappone. Ho vissuto 4 anni lì, adesso ormai vivo da 18 anni qui. E come si diventa chef? Dicono che ci vogliono 10 anni per diventare un bravo chef, per me, secondo me, ci vuole di più, perché ci sono tanti dettagli, anche capire certe cose si capiscono, non si imparano. E credo che questa è una cucina, penso che quasi tutte le cucine sono tante elaborate, ma la cucina giapponese davvero sono tanti piccoli dettagli messi insieme. Ma la tua non è una cucina giapponese tradizionale? Sì, è una cucina un po' rivisitata già per il fatto che i giapponesi che sono immigrati in Brasile hanno dovuto adattarsi con una cucina più saporita, faceva caldo e quindi anche i prodotti che non si trovano in Giappone hanno dovuto adattarsi e già di là diventa un po' rivisitata. Poi arrivando qua anch'io ho imparato tante cose. Va bene, questa sera cosa ci prepari? Abbiamo pensato di fare questo mille foglie di tonno, che praticamente è una degli stracci delle mille foglie, la conosciuta mille foglie, con tonno, pomodorino confit al forno, messo su una basciamella di formaggio, con un tocco di olio tartufato e delle germoli di soia. Oh, e finalmente siamo arrivati al dunque del servizio. Io adesso vi dimostro quanto è fluida, senza scossoni, la guida col cambio automatico. Io appoggio qui il mio meraviglioso piatto, tac, bacchette, basta, della mano destra non ho bisogno, mi allaccio la cintura, parto e mangio mentre guido. Cosa stai facendo? Ma Fede, ma cosa sei comparso a fare? Rovinarmi la cena? Beh, mica vorrei guidare mangiando. Ma scusa, il cambio automatico, sono comodissima.
No, 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 no. Quando si guida, due mani devono stare sul volante. Lo dice anche il codice della strada. Quindi, ho una bella idea. Tu guidi e io mangio. Se il cambio automatico è molto fluido nel suo funzionamento, io non mi sporcherò perché non mi cadrà niente dal piatto.